ricorda di me? Pasquale, il figlio di Adelina. Come sei cresciuto? Come sta mamma? Bene, dottore. Ha detto che domani passa per le pulizie. Ha mandato me perché voleva che io lo domandavo di persona, visto che voi non vi incontrate mai. E che me devi domandare? Ecco, se possiamo vuole, commissario, la notte di Capodanno la può trascorrere da noi, visto che mio fratello Giuseppe è uscito da carcere. È il primo Capodanno che siamo tutti insieme. E poi magari festeggiamo il mio nuovo travaglio. Ah, hai trovato lavoro? Sì, mi hanno preso da Gino, commissario, servi tavoli. Ah, hai messo la testa a posto. Il fatto è che sto con una picciotta che mi piace assai. E gli ho detto che in galera non ci voglio mettere più piede, commissario. E vedi mantenerla sta promessa, Mi raccomando. Senti, di a tua madre che ha avuto una bella pensata, però io purtroppo a Capodanno ho già un impegno. Ma come? Che peccato, commissario. Lo so, vabbè, sarà per un'altra volta, dai. Allora buon anno, commissario. Ciao Pasquale, anche a te. Ah, senti, così, tanto per curiosità, ma che prepara tua madre per Capodanno? Chi scimunito, non gliel'ho detto? Che cosa? Si è raccomandato di dirle che farà gli arancini, commissario. Ah. Gli arancini. Sì, come sa, gli arancini. Buon anno. Arrivederci, commissario, arrivederci. Buongiorno, commissario. Buongiorno, cercavo Pasquale. Ci occupiamo subito, si accomodi. Grazie. Pasquale! Sì? Ti vogliono? Arrivo. Oh, dottore Montalbano. Carissimo Pasquale, come va? Bene. Mamma Adelina sta bene? Bene, bene, signor commissario. Ma come mai da queste parti? No, niente, è che mi è venuta voglia di una bella granita di caffè. Una granita di caffè? Gliela preparo subito. Grazie. Io mi accomodo, Si accomodi che ora gliela porto. Bene. Grazie. No, perché tu ancora non gliel'hai detto? Ma tu ti ricordi la telefonata che ti ho fatto l'altra sera? Sì, te la ricordi. E allora, se ti ricordi, non hai capito niente. Aia, dottore, ma che ho fatto? Te lo dico io che cosa hai fatto. Deficiente, mi hai rovinato il Capodanno. Aia, dottore! A Idir come l'hai conosciuto? Siamo stati in cella insieme l'ultima volta che mi hanno cazzarato. Poi ci siamo rivisti per casa a bar dove travaglio. Gli disse che si guadagnava il pane da Pagnozzi, a Candiera e alla villa. Tutti sanno che Pagnozzi aveva un sacco di soldi, no? E così l'ho convinto a farmi una copia dei chiavi. Andai alla villa la notte per fare il furto. Eri da solo? Sì, queste cose le faccio da solo. Cioè, commissario, le facevo da solo. Insomma, mi appostai là fuori e aspettai. Perché quei due poverazzi, i Pagnozzi, marito e moglie, si ingiattennero anche quando il capomastro era andato via. Poi finalmente uscirono, acchinarono in macchina e se ne andarono. E che guidava, la donna? Sì, mi pare di sì. Quando ho saputo che avevate trovato il lettore DVD, che io avevo dato le lire per ricompensarlo e che lo avevate arrestato insieme ai suoi amici, commissario, mi sono sentito male. Volevo costituirmi, ma poi ho pensato, c'era un dispiacere a me matti. Sono 10 anni, commissario, che io e i miei frati non siamo tutti e due liberi per il giorno di Capodanno. E così ho pensato, ma sì, dai, facciamoci il Capodanno in grazia di Dio e poi mi consegno nelle mani del dottore Montalbano. Dell'incidente che mi dici? Commissario, che cosa vuole che le dica? Quando è successo già io mi trovavo dentro la casa. Salve. Buongiorno. Commissario, ci dice le M-Maggi. Non ti preoccupare. Commissario, ci posso domandare una preghiera? Ci si lei a fareci compagnia a Capodanno, visto che si sta alluando la vita per fare gli arancini. Ciao Pasquale. Arrivederci, commissario.
Su, dai, andiamo. Come stai, bene? Bene, dottore, qua sono di casa. Senti, ti sono venuto a chiedere una cosa. Quella notte che hai aspettato che i Pagnozzi uscissero dalla villa, hai notato qualche cosa di strano? Strano in che senso? Ma, per esempio, qualcuno che si aggirava nei paraggi. Sì, ma che scemonito. Ma come ho fatto a non ricordarmelo? Qualcuno c'era, commissario. Ah, chi? Un tizio che veniva a piedi e si accosò alla BMW dei Pagnozzi. L'aprì, si chinò e poi non so che cosa fece. Ti ricordi se è aperto dal lato del guidatore o quella del passeggero? Del conducente. Poi ho detto, ma vuoi vedere che questa sera tutti i ladri di Vigate si sono dati appuntamento qua? Poi capì che forse c'era veramente qualcosa di strano, perché quel tizio subito dopo si rialzò, richiuse e se ne andò, commissario. Lo sapresti riconoscere? Commissario, era notte, gliel'ho detto che non l'ho potuto vedere bene. Era un uomo, e giovane, a vedere da come si muoveva. Però, accio, non le so dire, commissario. Allora? No, dottore. No, commissario, mi dispiace, ma non mi pare lui. Che significa che non ti pare lui? Ce l'ho detto che non ho potuto vedere bene, no? E poi questo qua è secco secco, non si regge in piedi. Invece quell'altro era robusto, più atletico. Mi dispiace, commissario, ma non è lui. Commissario, sì. Commissario, ci voleva presentare Mizia Cammela. Oh, molto bene, salvo molto bene. Auguri, tante cose. Grazie, molto bene, la presento la Catarella. L'agente Catarella. Piacere. Dottore, dottore, mio zio Pippo. Piacere.